lo Spezia è in Serie A per la prima volta nella storia. Perde 1-0 con il Frosinone, ma è promosso in Serie A in virtù del miglior piazzamento in campionato. Esplodono i giocatori di Vincenzo Italiano, si abbracciano al centro del campo, grande festa anche per... Non siete soli, non siete soli, stiamo aspettando che l'Aquila voli. Non siete soli, non siete soli, stiamo aspettando nel cielo che l'Aquila voli. È il giorno del debutto assoluto in Serie A dello Spezia, che prima del recupero con l'Udinese di mercoledì affronta il Sassuolo, reduce dal pari con il Cagliari. Si gioca a Cesena per i lavori al picco. Il tunnel poi su Sala Djuricic, il piazzato dell'1-0. Sala sceglie la traccia interna per Ricci. Galabinov! Lo firma lui, il primo gol dello Spezia in Serie A alla mezz'ora, quello dell'1-1 sul cross di Ricci. Sale in cielo Galabinov. Non sbaglia Berardi, al 64esimo riporta avanti il Sassuolo. Che spazio, Caputo, sguardo dentro per De Frel. Dalla bandierina. Ferrari, poi Caputo. La finisce 4-1 per il Sassuolo, che si porta a 4 punti. Esordio amaro per lo Spezia in Serie A. Recupero dalla prima giornata di Serie A Team, esordio casalingo per l'Udinese dopo il capo con il Verona. Di fronte lo Spezia che ne cambia 6 rispetto alla sconfitta interna con il Sassuolo. Galabinov che si gira bene, lavora questo pallone, poi sull'esterno con Gyasi, butta l'uomo, sì, il traversone e Galabinov segue il pallone, lo incrocia e 1-0 Spezia. Questa volta è tutto regolare. Raffaele vede tutto solo Galabinov che parte in posizione regolare poco prima del centrocampo. Galabinov arriva a tu per tu con Musso e lo batte sotto le gambe. 2-0, partita in ghiacciaia, match chiuso, vista i suoi primi 3 punti in Serie A della sua storia, una giornata che rimarrà negli annali. La voglia di primo posto del Milan contro il desiderio di vivere una serata magica dello Spezia. Si gioca la terza giornata di Serie A Team, benvenuti a Milan Spezia. Çalhanoğlu a cercare Leao che ci mette al piede e porta avanti il Milan. Teo fino in fondo, Teo col mancino, la finta, Salemakerza arriva ora, pallone in mezzo con il sinistro perché sì, che lavora di sponda per Leao. 3-0 Milan, la doppietta di Rafael Leao, 3-0 che fa 3-3 nel campionato, se la quota 9 punti raggiunge l'Atalanta in vetta alla classifica, decidono l'incontro, la doppietta di Rafael Leao e il gol di Teo Hernandez. A Cesena contro lo Spezia, la Fiorentina per voltare pagina dopo 2 KO in fila. Iachini ritrova Ribéry, scelte obbligate per italiano complici le tante defezioni. 3 pali debutta Provedel, per la Fiorentina lo batte Biraghi. Pezzella di testa per il vantaggio della formazione di Iachini al secondo minuto. Lirola, un'autostrada e può provare a sfruttarla, prende il fondo Lirola per Biraghi. Tutto troppo facile per la Fiorentina, 1-2 devastante. Il raddoppio siglato da Biraghi al quarto del primo tempo. Terzi scatta Verde, lo vede Terzi, manca l'intervento Caceres che va a liberare Verde. Verde per rianimare le speranze di rimonta dello Spezia al 39esimo. Soluzione arretrata del traversone di Ricci. Farias ci prova al volo, conclusione non granché. Terzi ad alimentare, svirgola l'intervento Igor ancora per Farias che stavolta non sbaglia, sigla il 2-2 al 75esimo. Il primo gol in questo campionato per Farias. Finisce 2-2 con la rimonta dello Spezia. Le due squadre salgono entrambe a 4 punti. È la prima volta di sempre di fronte in Serie A Team per Parma e Spezia, divisa in classifica da un solo punto con i liguri avanti dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina. A favore dello Spezia
lo batte Bastoni, Chabot di testa, la mette in rete, lo Spezia in vantaggio, prima rete con la maglia dei Liguri per Chabot. Ancora il pallone giocato su Zola che appoggia per Agudelo, il raddoppio dello Spezia, Agudelo firma il 2-0 a favore dei Liguri. Di rigore fa Bruckmann, Kurtic di testa, Provedele, poi Gagliolo con il tappin vincente per Cornelius che lo controlla, finisce a terra ed è calcio di rigore. Sfida Provedel, calcia con il destro e la mette in rete, il pareggio del Parma. Allo scadere la firma di Kučka. Finisce così, emozioni e 2-2 nel match fra Parma e Spezia. La Juventus cerca di ripartire in casa dello Spezia al Dino Manuzzi di Cesena per la sesta giornata di Serie A Team. Tour, Bentancur. Poi Danilo dentro per McKenny che cerca Morata e la Juve in vantaggio. Bartolomei pronto al cross, entra in area Bartolomei, finte, perde l'attimo per il tiro, poi cerca Pobega, deviazione, palla in rete. Il gol probabilmente lo ha segnato Nzola, esulta Pobega, vediamo chi ha toccato. Morata dentro a cercare Ronaldo, Ronaldo dribbla il portiere, Ronaldo! La posizione regolare, c'è Morata in mezzo, Rabiot, dribbling di Rabiot che poi si mette in proprio e fa da solo. Fischia Bisso, parte il portoghese, tocco sotto. La Juve batte per la prima volta lo Spezia nella sua storia, vince 4-1 e soprattutto torna a guadagnare 3 punti in campionato. Il Benevento per ripartire dopo 3 KO di fila, lo Spezia che mette nel mirino il sorpasso. Agudelo. Schiattarella poi apre per Salva Ferrer e guarda in mezzo, taglia Pobega davanti a Ionizza e fa 1-0 per la squadra di Italiano al minuto 29 e va l'1 contro 1 con Maggio. Jasi lascia lì l'ex capitano del Napoli, poi cross dentro proprio per il Sola che la spinge dentro la porta con il destro. 2-0 Spezia e primo gol in Serie A Team per l'attaccante francese. Gira Zola, prende l'ascensore, sovrasta Schiattarella e trova la doppietta personale, 3-0. Finisce con la vittoria dello Spezia, 4 KO consecutivo della squadra di Pippo Inzaghi. Una delle rivelazioni del campionato contro una squadra che da rivelazione ormai è diventata una certezza. Allora c'è il Stadium di Cesena, la casa lontano da casa della neopromossa Spezia, e discende l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Arias ancora calcia con il destro e colpisce in pieno il palo. Con Gollini battuto, subito occasionissima per lo Spezia. Per Ilicic, Ilicic va da Zapata che si gira e colpisce in pieno la base del palo. Bloi, il suo cross in area di rigore, Zapata il velo di testa, la conclusione di Cosens che la mette in rete, l'Atalanta in vantaggio. Il gol è annullato, annullato il gol di Cosens per fuorigioco di Zapata. Finisce così 0-0, pareggio a Cesena fra Spezia e Atalanta, punto d'oro per la squadra di Italiano. Meno soddisfatto Giampiero Gasperini. Divise da un solo punto in classifica, Cagliari e Spezia si affrontano per la 9ª giornata di campionato. Un po' adesso la squadra di Italiano, poi Bastoni prova a sfondare alla grande, ancora Bastoni resiste sulla corsia Mancina in area. Bastoni, Jasi, il gol del vantaggio per lo Spezia con Jasi che timbra la sua prima rete in Serie A Team. Scambio Zafonas, Zappa. Gio Pedro addomestica il pallone e calcia per l'1-1 del Cagliari che pareggia la sfida con Joao Pedro. Visto Nas che lo serve coi tempi giusti, tiene il pallone in campo, poi Pavoletti di tacco, è un gol pregevolissimo, il fallo su Piccoli, calcio di rigore per lo Spezia al 94esimo. La rincorsa Vanzola, non sbaglia, 2-2, ha pareggiato lo Spezia nel recupero, la ripresa Vanzola, non c'è più tempo, finisce 2-2 alla Sardegna Arena. Cagliari si fa riprendere nel recupero da Vanzola.
Dopo il pareggio di Dortmund, Simone Inzaghi chiede alla Lazio contro lo Spezia la stessa determinazione vista in Champions per riprendere a correre anche in campionato. Savic che lancia in profondità Immobile in area di rigore contro Provedel, palla sotto le gambe ed è il vantaggio Lazio al quarto d'ora. La punizione parte, Milinkovic-Savic e Provedel può solo guardare, raddoppio Lazio. Cato da Andreas Pereira, pallone profondo a trovare la velocità di Mbalanzolà che va a puntare Acerbi, la mette sul mancino, rientra, che gol di Mbalanzolà! Il gol che dimezza lo svantaggio e prova a rimettere in partita lo Spezia. La Lazio torna a vincere in campionato, due tiri nello specchio e due gol fatti, bastano per i tre punti contro lo Spezia. Ultimo con l'attacco e la difesa peggiori del campionato, il Crotone cerca il primo acuto contro lo Spezia che 8 dei suoi 10 punti li ha ottenuti in trasferta. Messias che può andare occhi negli occhi con Terzi, Messias fino in fondo per l'1-0 Crotone al settimo. Zanellato, apertura cieca e sbagliata, Farias ne approfitta per siglare l'1-1 al 18esimo. Vede e trova Rezza, Rezza si libera di Sala, Rezza! Era che ha un'autostrada davanti a sé, può andare a servire Eduardo che fa 3-1 Crotone. Simi sulla verticale per Messias che circumnaviga Provedel e poi fa 4-1. Crotone sono servite 11 giornate per sbloccarsi in campionato, lo fa in modo eclatante. La 12esima giornata di Serie A Team mette di fronte Spezia e Bologna, squadre reduci da due sconfitte consecutive e in cerca di riscatto. Azione sulla sinistra, poi Maggiore in profondità per Gliasinzola! Il vantaggio dei padroni di casa, no, con questa transizione offensiva. Il cross dentro, Zola! 2-0 Spezia! Calcio d'angolo per il Bologna. Pallone nel mezzo, Dominguez mette giù il destro e accorcia le distanze. La squadra di Mihajlovic rientra in partita con il gol del suo numero 8. Ora ci crede la squadra di Mihajlovic. Barro si inventa un gol fantastico, 2-2, incredibile al picco. La magia di Barro con questo destro pazzesco che beffa Provedel. Attacca ancora il Bologna, palla dentro, poi Pobega, c'è un contatto con un giocatore del Bologna, la decisione dell'arbitro, calcio di rigore per il Bologna, va Barro, destro, Provedel, respinge e poi ancora il portiere dello Spezia ad evitare il 3-2, clamoroso finale al picco. Con un pareggio la partita del picco, la doppietta di Zola, hanno risposto Dominguez e Barro nel finale decisivo, il doppio intervento di Provedel. La sesta vittoria consecutiva nel mirino e il profumo del sorpasso in vetta sul Milan sono queste le motivazioni che animano l'Inter che si trova sulla strada, la sorpresa Spezia. Lautaro, stavolta si distende bene l'Inter, occhio alla velocità di Hakimi che entra in area, Hakimi! La rincorsa di Lukaku, va Lukaku! Lo premia Simone Bastoni che cerca il cross, basso! E alla fine arriva il gol dello Spezia! L'Inter batte lo Spezia 2-1. Nella 14esima giornata della Serie A Team esce nel derby ligure tra Spezia e Genoa, torna per la quarta volta sulla panchina del Grifone Ballardini, chiamato a risollevare i rossoblù. Si fa vedere lo stesso Giasi. Cross in mezzo, arriva Zola! Il vantaggio dello Spezia al decimo minuto! Lo segna sempre lui, Zola. Macedone entra dentro l'area di rigore, il cross in mezzo per destro. Pareggia il Genoa al 16esimo minuto. Controllo alla VAR per il signor Massa. Calcio di rigore. Parte Criscito, il gol del vantaggio. Quarta era Ballardini sulla panchina del Genoa. Parte benissimo, i rossoblù battono lo Spezia e salgono a 10 punti in classifica per i ragazzi di Italiano. Secondo KO di fila. Lo Spezia, sacco di vittorie da 7 partite, privato dal Covid di Bastoni a campo dei Ricci, riceve il picco all'Hellas Verona, che riposo, grande invenzione per Faraoni in mezzo, Zaccagni controllo, rovesciata! Super gol di Mattia Zaccagni! Corner di Marchizza, Erlich di testa, alto non di molto, finisce qui, 3 punti per il Verona che torna al successo, continua la crisi dello Spezia.
Dopo la convincente vittoria di Cagliari, il Napoli cerca continuità contro lo Spezia, squadra in crisi di risultati e chiamata a reagire dopo un filotto di 3 sconfitte consecutive. Di Lorenzo dall'altra parte, pronto a mettere il cross dentro! Petagna in anticipo, sblocca la sfida! Non al limite, Giasi offre il pallone al limite per Pobega, si gira ancora Pobega, messo giù, calcio di rigore per lo Spezia al 21esimo della ripresa. Vanzola ha pareggiato lo Spezia al 23esimo della ripresa con Vanzola, 1-1. Zola riesce a toccare, Giasi dentro per Zola, davanti al portiere, Zola, il palo non è finita, Pobega, il vantaggio dello Spezia in 10 uomini, 2-1 per la squadra di Italiano al 36esimo della ripresa. Clamoroso a Diego Armando Maradona di Napoli, lo Spezia con l'uomo in meno è avanti. Dal sipario lo Spezia passa 2-1 a Napoli in rimonta in 10 uomini, un'impresa quella della squadra di Italiano. La 17esima giornata di Serie Team si chiude con la prima sfida ufficiale tra lo Spezia e la Sampdoria. Al derby la squadra di Italiano arriva dopo la bella vittoria di Napoli, Ranieri invece reduce dal successo sull'Inter. Il cross di Agumé, la sponda nel mezzo per Terzi ed è il vantaggio dello Spezia con il gol del suo capitano al 20esimo minuto del primo tempo. Il cross di Agumé, la sponda di Chabot e poi nella mischia il colpo di testa di Terzi per il compagno. Largo sulla sinistra c'è Ianto, arriva la cross di Ianto per Candreva di prima intenzione ed è il pareggio della Sampdoria. Lo Spezia, palla larga per Vignati, arriva il cross, termina a terra Pobega per Piccinini e calcio di rigore contro Audero. Parte Zola, Zola, 2-1 Spezia, nono gol in campionato per l'attaccante di Italiano. Piccinini manda tutti negli spogliatoi, il derby va allo Spezia che vince 2-1, trova la prima vittoria in casa e sale in classifica. Per la Samp è la terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Il Torino per una vittoria che manca dal 3 di gennaio, lo Spezia per il terzo successo consecutivo si gioca un match salvezza. Benvenuti a Torino Spezia. L'intervento dei Vignali è molto duro, cartellino giallo che cambia la decisione, giallo diventa rosso, Spezia in 10 dall'ottavo del primo tempo. Il cross, palla che sbuca, Ansaldi, la mette giù Ansaldi, va sul sinistro, prova la conclusione, il palo, non c'è più tempo, ecco la parola fine, resiste lo Spezia in 10 dall'ottavo, fa 0-0 col Torino. Roma Spezia, atto secondo, dopo la bruciante eliminazione di 4 giorni fa in Coppa Italia, i giallorossi cercano riscatto in campionato con Paolo Fonseca che si gioca la panchina. I liguri però vogliono proseguire nel momento magico. Pellegrini, il 7 è scappato in posizione regolare, apparecchia per Borja Mayoral che da lì non può sbagliare. Eves, poi Maggiore, butta dentro verso Farias, premiato dal rimpallo, Farias la difende, cerca lo spazio per la conclusione, scarabocchiata, sbaglia tutto Paolo Lopez e per Piccoli è un gioco da ragazzi, depositarla nella porta sguarnita, 1-1. Per Karsdorp, Veretout ancora per Mayoral che può correre in area di rigore, attenzione a Spinazzola, cerca qualcuno con lo sguardo, trova Karsdorp, Farias porta a scuola due avversari e la riapre con un guizzo Diego Farias. Farias la schiaccia, attenzione a Verde tutto solo, ha segnato Verde, 3-3 a 30 secondi dal 90esimo. C'è la Roma, c'è la Fonseca. Ancora con un flash, altro cross verso Bruno Perez, lo stop tutto solo, Bruno Perez, salto per Lorenzo Pellegrini, una partita infinita, sono passati 60 secondi, il cuore di capitano, finisce qui, la Roma vince la partita thrilling e torna a respirare dopo giorni di alta tensione, lo Spezia esce comunque a testa altissima dall'Olimpico.
Stessi punti e obiettivo, la salvezza, strategie opposte, spregiudicati liguri, vedi fuochi d'artificio con Roma e Napoli, arroccati i friulani, imbattuti con Atalanta e Inter, ma senza vittoria da 2 mesi. Benvenuti al picco per Spezia Udinese, da Luca Corradi. Fuori bastoni, ancora Deulofeu, palla sul destro, la sterzata va giù, calcio di rigore. Parte De Paoli, il destro e l'Udinese in vantaggio. Finisce qui vittoria pesante per l'Udinese che torna al successo dopo 9 partite. Per lo Spezia un passo indietro invece. Al Mapei Stadium si gioca una sfida fra due squadre che hanno bisogno di punti per continuare a credere nei rispettivi obiettivi. Il Sassuolo che punta all'Europa ha ottenuto soltanto 2 punti nelle ultime 4 gare. Lo Spezia in piena lotta a salvezza e reduce da 2 sconfitte consecutive. Per Obiang di lanciare Caputo che scatta, Caputo limite nell'area di rigore, Caputo non sbaglia, davanti a Provedel, calcio d'angolo a favore dello Spezia, stacca Erlich, il pareggio dello Spezia, primo gol con la maglia dei Liguri per il difensore croato, calcio d'angolo a favore dello Spezia, Ismaili di testa, Ciasi si allunga e la devia in rete, lo Spezia in vantaggio con Emmanuel Ciasi, finisce così ed è un colpaccio quello dello Spezia che vince sul campo del Sassuolo, Ciasi firma il gol decisivo e il Sassuolo cade in casa contro lo Spezia. Vincere per scappare a più 10 sulla Juve e mettere pressione all'Inter è la missione del Milan sul campo dello Spezia che in casa ha raccolto solo 4 punti da inizio anno. Sotto bastone con il sinistro a uscire, colpo di testa fuori, poi Saponari in allungo e con un autentico miracolo Donnarumma mette in calcio d'angolo. Cialanoglu, palla alzata, colpo di testa da parte di Hernandez che si riesce a volare ma aveva stoppato benissimo la palla. Occhio di Esteves, a Gudele lo serve Esteves, voleva incrociare Romagnoli, no, ribattuta la conclusione a Gudele, ribattuto anche lui, occhio perché arriva Bastoni che prova a incrociare, Kier ci mette il gambone ed evita 2 maggiori palla in out. Oh, break, pallone verso Biasi contro Romagnoli, aspetta il tocco di ritorno a Gudelo, poi Ricci si infila, il tocco per l'appoggio comodo di Maggiore, lo spesso in vantaggio all'11° della ripresa con un'azione da capogiro tutta di prima da parte della squadra italiana, vantaggio meritato al picco per i Liguri. Andare Stedes per il sinistro, magico, meraviglioso, in buca d'angolo da parte di Simone Bastoni, è raddoppio Spezia, è delirio per la squadra di Italiano, colpo da capo per il Milan, 2-0, il primo in campionato, il primo in carriera in Serie A. Il Milan inciampa al picco contro uno Spezia da sogno e tiene accesa la corsa scudetto per i Liguri. Una serata indimenticabile. Allo Stadio Franchi la 23esima di Serie A Team si apre con la sfida fra Fiorentina e Spezia. Tentativo di Castrovilli che salva in campo il pallone per Vlahovic. Di Biraghi, velo di Vlahovic, poi rimpallo Castrovilli. Viola Vlahovic, lascia il cola Enseric. Vince 3-0, la Fiorentina torna a vincere dopo 2 sconfitte consecutive. Per lo Spezia un amaro ritorno sulla terra dopo l'exploit con il Milan. Un'impresa 3 anni fa per salire in A, un'altra oggi per provare a restarci. Il Parma di D'Aversa torna al picco in cerca di una vittoria che manca da 14 gare. Di fronte alla sorpresa del campionato, lo Spezia reduce dal KO di Firenze, ma a più 10. In area di rigore ancora il giocatore sul sinistro, il tiro e la palla in rete! Netta, palla in mezzo e il tocco sotto porta di Hernani per il raddoppio del Parma! E ancora in area di rigore, Maggiore in mezzo per Ciasi! E stavolta è tutto buono! Pinge adesso lo Spezia in cerca del pareggio. Palla che taglia tutta l'area di rigore, c'è Verde dall'altra parte, la mette in mezzo Ciasi! Ancora lui, fa 2-2! Finisce qui, Ciasi salva lo Spezia, amaro bis per il Parma dopo il doppio vantaggio sprecato con l'Udinese e sono 15 senza vittoria. L'Inter vola ed è distante 10 punti, ma la Juve vuole crederci fino all'ultimo. Per la squadra di Pirlo però vietati altri passi falsi, a cominciare dalla sfida di stasera contro lo Spezia. Bernardeschi, a vuoto Vignali,
Occhio al tocco dentro, è Morata! E entrare in area di rigore, ancora Bernardeschi col mancino dentro per Chiesa! Provedel, Chiesa! Con il... è da solo, Bentancur lo serve, va Ronaldo con il mancino! Si chiude qui, la Juve conquista la sesta vittoria di fila allo Stadium. Spezia e Benevento hanno entrambi 25 punti, 5 più sulla zona retrocessione, ma sono reduci da sconfitte per 3-0 nel turno intersettimanale. Lone poi profondo per Gajce che salta Ricci e porta avanti il Benevento al 19esimo. La porta va da Farias, cross dentro Maggiore, mischia con Verde che poi la risolve, siglando l'1-1 al 71esimo. Finisce 1-1 al Pico Spezia e Benevento che salgono entrambe a 26 punti. Prima di concentrarsi sul ritorno di Champions League contro Real Madrid, per l'Atalanta di Gasperini c'è l'ostacolo rappresentato dallo Spezia, che dopo la brillante vittoria sul Milan di metà febbraio ha ottenuto soltanto 2 punti nelle successive 4 partite. Parte di Mele, poi Pasalic! Verso Muriel che controlla, calcia, destro a giro! E Zapata che torna da Pasalic, tutto solo davanti al portiere! Rolla. Farias contro cross ancora est, Vessel in palo e poi il gol di Piccoli. Finisce così l'Atalanta, vince 3-1 e aggancia la Juventus al quarto posto a quota 52 punti. Dopo la vittoria di prestigio sul Milan del 13 febbraio scorso, lo Spezia non ha più vinto in Serie A Team e per la 28esima giornata ospita al Picco, un Cagliari reduce dal capo con la Juventus ma desideroso di ripartire. Pubiga. Buca l'intervento a Clavan, allora c'è spazio per Jassi. Porta il pallone, guarda in mezzo, Piccoli! L'incornata vincente! Quarto centro stagionale in Serie A Team! Prova parte di Sena. Bastoni dentro, arriva Maggiore sul secondo palo! La colpisce malissimo, ma tanto basta per firmare il gol del 2-0 della Spezia! Il pallone e poi Pereiro! Nainggolan con l'esterno. Occhio a Simeone, Gio Pedro calcia e trova il gol del 2-2, a tempo praticamente scaduto, c'è il VAR che non convalida il gol di Gio Pedro, finisce con la vittoria per 2-1 dello Spezia. Ora Jasi il cross per Verde! È un gol assurdo, surreale, immaginifico quello di Verde. 1-1 al 73esimo, il quarto in questa Serie A Team per Daniele Verde. E chissà per quanti anni, decenni, forse per sempre verrà ricordato questo gol che vale l'1-1. La Lazio vince 2-1, ottavo successo interno di fila per la formazione di Inzaghi. Il turno 30 di Serie Team si apre con lo scontro a salvezza al Pico tra Spezia e Crotone. Petriccione. Spazio e tempo per disegnare, vedere e trovare Benali che entra in area. Benali col raso terra disinnescato, lo chiede da Provedel. Molina, il traversone Provedel coi pugni, poi alimenta Magaian. Gigi, controllo girata, portare avanti il Crotone 1-0 al 40esimo per la formazione di Costi. La sponda per Verde, controllo destro 1-1 Spezia con Verde che dopo il prodito Nassa va per Zanellato dentro per Simi, Farias va da Marchizza, Pressione dentro, poi Ermiz nel basso per Maggiore che
fa 2-2 all'89esimo. Terzo gol in campionato. Quinto di stagione con la nostra 2 in Coppa Italia per Giulio Mazzone. Il mal di testa per adesso poi Erlitz, ribalta tutto Erlitz, 3-2 al 91esimo, prima l'assist per Mazzone, ora il gol che regala il 3-2 alla formazione di Italiano. Vince 3-2 per lo Spezia che va più 10 sulla zona retrocessione. Crotone sempre più ultimo. Dopo due sconfitte il Bologna prova a ripartire al Dall'Ara contro lo Spezia all'andata, tante emozioni e 2-2 finale. Il lancio di Svanberg a cercare Orsolini, allarga il braccio Bastoni e Piccinini indica il dischetto, sarà calcio di rigore di Orsolini contro Provedel, il sinistro di Erlich, il taglio in profondità di Schouten dimenticato da Sena, se ne va Schouten, punta Provedel, appoggia per Musa Barro che lo Spezia lo batte Bastoni, il sinistro a uscire, il tocco di Smiley, non ci può arrivare Skorupski che guarda il pallone finire in rete, di mezza lo svantaggio la squadra di Italiano con la Palacio, allontana Bastoni, la rimette in mezzo Danilo e poi il tocco sotto porta, Musa Barro il destro lungo sul secondo palo, si perde la marcatura Bastoni e finisce 4-1, il Bologna sale a quota 37, classifica sempre più tranquilla per la squadra di Mihajlovic. Il KO del Milan offre all'Inter la possibilità di accelerare sulla strada verso l'obiettivo. Conte non scompone la Lula. Italiano per un'altra notte da sogno punta su Agudelo, Piccoli e Farias. Si gioca Spezia Inter, yes. Lo attende Hakimi che in qualche modo lo rimbalza, poi Farias buca l'intervento Andanovic, lo Spezia è in vantaggio con il gol di Diego Farias. Area, il cross secondo palo Perisic, Barella, Lautaro, Lukaku, Lautaro, guarda la porta, calcio, brivido per Provedel con punto prezioso per lo Spezia che aggancia quota 33, ma soprattutto esce con una grande prestazione contro una grande squadra, la capolista, l'Inter, che comunque guadagna un punto sulla Milan secondo e 1-1 al picco. Il Genoa non perde in casa da 10 partite, ma nelle ultime 5 è sempre pareggiato, 5 come KO di fila dello Spezia in Castetta, te ubriacanti di Zappacosta che poi penale, a conclusione non trattiene, prova e Scamacca fa 1-0 nel modo più facile possibile. Shomurodov che va via, Erlich non lo tiene, Shomurodov! Gioco partita incontro all'84esimo, 2-0 Genoa, 2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa di Scamacca e Shomurodov, Genoa che sale a 36, si avvicina alla salvezza. Gli effetti della crisi del Verona, 4 KO di fila, 7 negli ultimi 8 turni, sono alleviati dalla garanzia di una salvezza che invece lo Spezia deve ancora assicurarsi. In verticale Zaccagni, Lasovic dentro per Salcedo, Agudelo sulla verticale per Saponara. Finisce 1-1 con Salcedo che illude il Verona e Saponara che lo riacciuffa. Verona che sale a 42 in classifica, lo Spezia a 34 torna a far punti dopo 6 sconfitte di fila in trasferta. Italiano per blindare la salvezza, Gattuso per centrare l'accesso alla prossima Champions League. Destini incrociati e obiettivi diversi per Spezia e Napoli. Oggi in campo per la 35esima giornata di Serie A Team. Sulla posizione di Lorenzo, in gran carriera di Lorenzo, potrebbe metterla nel mezzo. Tocco corto! Mena re di rigore, Osimhen! Insigne va nel mezzo a cercare Osimhen, posizione regolare! Arriva la cross di Giasi, colpo di testa e poi il miracolo e la rete di Piccoli. Osimhen che scappa, Osimhen area di rigore, Osimhen l'assist per la conclusione. Napoli vince, convince e vede la Champions League. Dobbiamo muovere ancora la classifica, dobbiamo fare il risultato, dobbiamo cercare di vincere, quindi qualsiasi punteggio arriva, qualsiasi notizia arriva dagli altri campi, a noi diciamo che poco interessa, dobbiamo cercare di fare ancora punti
ne abbiamo una in trasferta e due in casa, dove a parte oggi in casa abbiamo sempre fatto bene, quindi cerchiamo di essere fiduciosi, siamo ancora in lotta e già questo è un grande merito. Grazie. Uno Spezia in piena bagarre salvezza e a secco di vittorie in trasferta da oltre tre mesi chiede strada ad una Samp desiderosa di riscattare. Poi decide di perlustrare il settore di destra dove avanza Salva Ferrer. Palla dentro, un contrasto, irrompe Pobega! E al minuto 16 avanti lo Spezia, Tommaso Pobega, Farias che taglia centralmente, Farias lo divora! Un rimpallo con Pobega, Gabbiadini palo, ancora Verre che trova il gol dell'1-1, va con l'esterno, posizione di partenza regolare per Giasi, occhio Farias dentro l'area, Farias controlla e colpisce un palo clamoroso, i bastoni che fa profondo da Pobega, deve ripiegare Yoshida, Pobega, dribbling e super gol! Doppietta di Tommaso Pobega al minuto 73 e di nuovo avanti lo Spezia. Mette dentro, allontana Erlich sui piedi di Candreva che ci riprova. Palla cresta di Yoshida, Keita! Finisce 2-2 tra Samp e Spezia. Piccolo passo in avanti verso la salvezza per i Liguri. Salvezza strameritata, affetto di una città che ringrazia un grande allenatore. Non siete soli, non siete soli. Sono troppo felice, troppo contento. È stata un'impresa ancora più difficile di quella dell'anno scorso. Grazie a tutti, è stato un sogno straordinario. Molto Spezia. Questa curva, questa festa popolare, senti il grido che ti spinge avanti, che ti fa volare. Questo è un nido di rapaci, questa è Spezia, che ne dici? Qui si sente un coro solo, quello delle nostre voci, e si va con i nostri colori dentro ad ogni città. Noi si va, siamo uccelli predatori, siamo aquile, si sa. Oh,